Allora, ragazze e ragazzi, rieccoci qua su Persona 5 Royale. L'episodio scorso siamo riusciti finalmente a battere al 100% Shido e ora, come sempre, dobbiamo solo aspettare il suo risveglio. Il risveglio del suo cuore pare sia già avvenuto, anche se non lo sappiamo, e il suo staff, insomma, sta cercando di tenere segreta la cosa. Beh, io direi che possiamo anche andare a dormire. Possiamo prendercela comoda, infatti. Igor sarà soddisfatto? Minaosteyaruzo, shujin. Ho riconsiderato il mio parere su di te, prigioniero. Lo sguardo sul tuo viso è quello di un uomo che ha compiuto un'impresa straordinaria. Pensare che avresti usato contro di loro la trappola indirizzata a te... Non ho mai assistito a un ricatto tanto teatrale, riscatto tanto teatrale. Davvero prodigioso. Queste sono le uniche parole che posso spendere per descriverti. Devo molto a voi, mi hai aiutato anche tu. Dovremmo ringraziarti per averci intrattenuto in questo modo. Sei anche riuscito a superare una misteriosa disgrazia. Non dovrebbe esserci più nessuno a ostacolare la tua riabilitazione, sì. La tua riabilitazione verrà completata a breve. Sempre che tutto proceda senza alcun intoppo. Ok, riassunto, va bene. Madonna. Un altro sogno. Cavolo, quante volte ho fatto questo sogno? Magari non è affatto un sogno, dovremmo andare in movimento, forse. I miei ricordi sono ancora così offuscati e distanti. Ma c'è forse qualcosa che dovrei ricordare? Se davvero non sono umano. Se questa verità si realizzasse nelle profondità del mio mento, io... Potrebbe capitare che io... Ma... Non so. Sembravano il mio mento quelli, proprio, dove si formano appunto anche le ombre delle persone, però... Si ricomincia con tutto il solito circo. Siamo quasi alle elezioni, che emozione. Sta bene, Shido-san, abbiamo sue notizie da allora. Da allora, un giorno è passato. È forte, tornerà in sala molto presto. Siamo con te, Shido, ti vogliamo come primo ministro. C'è una voce piuttosto inquietante su un pezzo grosso dell'industria dell'intrattenimento. Pare che abbia obbligato giovani idol e altre ragazze a fare sesso con lui per fare carriera. Quanto sembra sta semplicemente sfruttando i loro sogni. Possiamo tollerarlo, giusto. Comunque, il nome è Shiro Asakura, ti dice nulla? Pare che ci sia lui dietro questi crimini. Beh, per il resto conto su di voi. Questo tizio non è molto famoso, non possiamo lasciare che ha la faccia franca. Parliamone con gli altri, li trovo appena possibile, ok? Io quasi quasi, sì, anche perché battendo... Senti questo, ho trovato una canaglia incredibile sul fansite. Quanto pare è super popolare, ma il peggior hobby sempre.
per quale sarebbe, sì. Gli piace guardare le donne mentre litigano per lui. Le mette le une contro le altre, che si è fatta male, che è stata cacciata da scuola. Ha fatto un sacco di vittime. Ma tutte accettano la cosa e basta, quindi il caso non diventa mai di dominio pubblico. E lui non ne paga mai le conseguenze, così continua a fare come gli pare. Quel bastardo arrogante, come se pensasse di possedere tutte quelle ragazze. Ma è terribile. Lo so, che stronzo. Voglio che questo tizio abbia un risveglio del cuore, così anche quelle ragazze capiranno la verità. Ho qui il suo nome, sembra che lo chiamino Hikaru Arihara. Parliamone ancora al ritrovo, ok? Questo tipo ha fatto scaldare Lady Anne più del solito. Forza Leo, cerchiamo di svegliare il suo cuore. Due richieste. Ma tanto è vero che finché gli altri non, cioè il, non si risveglia il cuore, la stazione lì rimane chiusa, quindi aspetterei comunque un attimo. Olè, oh bene bene bene. Eh sì, passiamo il tempo con Anne, così mi va al massimo. Tanto non c'è nessun altro. Ok, no, sì, passiamo il tempo con Anne. Madonna. Ok. Al sottopasso. Ah, però aspetta, Futaba com'è? Futaba salirebbe di livello. Anne Ryuji pure. Arua, un po' tutti. No, quindi usare la veggente non credo abbia molto senso. Quindi andiamo al sud. No, al centro commerciale, sì. Anne mi sa a livello 10. Abbiamo fatto tutto quello che potevamo, non ci resta che aspettare. Sei libero oggi? Sì. Oggi è un servizio fotografico. È uno speciale su me e Mika. Due modelle vista da vicino. Vorrei che venisse anche tu. Si scatta al CSI Park. Andiamo. E non fare più cose del genere, intesi? Ok, non lo farò più. Che succede? Oh, ah, già, anche tu sei tra le vittime. Glielo posso dire, Mika-chan? Già. Ricordi tempo fa quando capitava che le modelle non si presentassero alle sessioni? Ah sì, mi ricordo. Beh, a quanto pare era Mika-chan a contattarle per conto dell'agenzia, dicendo che il luogo era cambiato. Giravano voci sul fatto che potesse essere lei, ma pensavamo fossero dettate dall'invidia. Dopotutto i servizi che ha fatto da sostituta hanno incrementato di molto la sua visibilità. Oggi le ho chiesto se ne sapesse qualcosa e lei mi ha risposto soltanto «mi dispiace». Ho fatto una cosa veramente terribile. Ho creato tantissimi problemi a tutti. Ma d'ora in poi mi impegnerò ancora di più, lo prometto. Ogni modo cominciamo, sei pronta, vero? Sì. Davvero hai fatto una cosa così penosa? Penosa, dici? Di modelle ce ne sono un'infinità. Se non ti fai largo da sola, di pure addio alla carriera. Le opportunità non capitano aspettando. Per avere successo bisogna costruirsele. Sei davvero incredibile. Colpa tua se non sfondi, se non riesci a salire la china. Fai meglio a startene a casa. Comunque il talento non mi manca. Avevo solo bisogno di un'opportunità. Adesso vado a Aruba. Ti atteggi tanto, però ti hanno scoperta. Sì, ma me la sono cavata con delle minime scuse. Sarebbe stato stupido negare. E poi adesso non gli conviene licenziarmi, qualcuno mi odierà, ma ora diventerò ancora più famosa. Sei come la cattiva che ammiravo da bambina, bella, forte e malvagia. Se devo essere sincera, non riesco a odiarti. Beh, io non ho alcuna difficoltà a odiare te. Mi spiace, Mika, ma per quanto potrai impegnarti, arriverai solo seconda, sarò io la numero uno. Adesso sei più popolare, ma io ti supererò, e lo farò onestamente. Va bene, niente più trucchi. Ti batterò con la bellezza, onestamente. Intese. La sessione di scatto è iniziata. Anne e Mika sorridono raggianti all'obiettivo. Sì, così, da questa parte. Sì, ma quella non è Mika? Wow, da lui è ancora più carina. È Mika e c'è anche Anne, sono carine tutte e due. Chissà cosa mangiano per avere dei corpi simili, com'è ingiusto il mondo.
Saranno anche nate belle, ma per avere un corpo del genere non puoi non andare in palestra. Wow, che posa. Fammene qualche altra, così. Qualcosa è cambiato in Anchan, eh? Sì, adesso è molto più sexy. Forse ha acquisito maggiore sicurezza nei suoi mezzi. Ok, facciamo una pausa. Vatti a cambiare, Mika-chan. Che divertimento. Oggi è andato tutto alla grande. Allora, come sono andata? Hai dato il massimo. Eh sì, mi sono impegnata al massimo, visto che c'eri tu a guardarmi, Leo. Lo so che ho detto che voleva diventare il numero uno, ma per adesso va bene anche così. Per adesso voglio soltanto migliorare, un passo alla volta. Poi un giorno, finalmente, potrò essere fiera del mio cammino. E forse la gente noterà la sicurezza che avevo acquisito e ne sarà ispirata. Diventerò un raggio di luce per la gente di tutto il mondo. Addirittura... Come lo siete tu e Shio per me. Sì, fa piacere, cioè ti... Puoi farcela, mi metti in imbarazzo, insomma, dai. Ma è vero. Leo, sei la mia luce. Ok, pausa finita. Anchan, in questa sessione ci concentreremo su di te. Ok. Nene. Ehi, non te ne andare, così dopo possiamo stare ancora un altro po' insieme, ok? Ho l'impressione che Han stia pensando a qualcosa. Quando ho conosciuto Shio, quando mi ha salvata, ho capito quanto siano importanti i rapporti tra le persone. Ecco perché non voglio più fuggire. Voglio affrontare le mie paure. Questa volta sarò io ad aiutare gli altri. Ma sono ancora un po' preoccupata. Pensi di potermi aiutare, Leo? Certamente. Anche tu puoi fare affidamento su di me se ne hai bisogno. Lo farò, lo faccio già. Sento come se finalmente fossimo davvero sulla stessa lunghezza d'onda, Leo. Sono felice di averti incontrato. Percepisco un forte legame, oh, perfetto. Vare wa Nanji. Nanji wa vare. Nanji koko ni chigiri o ketsumei no kizuna e to tensei se shimetari. Kizuna wa hangyak no tsubasa to narite. Tamashii no kubiki o uchi abura. Ima koso Nanji. Renai no kyūkyoku naru hiwō ni mezametari. Mujin no chikara o Nanji ni atae. Molto bene. Ok. Adesso si trasforma la sua persona. Ora puoi fondere Ishtar, la persona più potente dell'arcano Gli Amanti. Madonna. È molto più aggressiva. Sento crescere in me un nuovo potere. Carmen, la persona di Anne, si è trasformata in Ecate. Questo non significa che smetterò di contare su di te. In fondo sei un membro a vita del mio fan club. A vita? Ci siamo detti per sempre, no? Ogni modo, mangiamo prima che si freddi. Buon appetito. Oh, bene. Qual è il suo potere? Evita ghiaccio. Ah, ok. Sì, sì, glielo mettiamo. Allora. Allora, aspetta, noi abbiamo... Fuoco pesante un solo nemico e fuoco pesante a tutti i nemici, quindi a Gilao possiamo anche levarlo. Esatto.
effetto. Chi non sceglie Shido è un nemico del Giappone. Che stai dicendo? Sono i commenti che si sentono in città. Così anche in rete. Tutti dicono la stessa cosa. Non ha alcun senso. L'entusiasmo del pubblico è diventato fede cieca. Insomma, è una fortuna che la storia del tuo suicidio non si sia diffusa troppo. Perché lo dici? Più grande è una notizia, più probabile che la gente cerchi altre informazioni. Chissà cosa avrebbe fatto a Leo-kun se avessero saputo che era ancora vivo. A questo punto anche il più misero stimolo sarebbe un problema enorme. Il paese è come un palloncino con troppa aria dentro. Questa merda è assurda. Sono tutti fuori di testa. Come se venerassero Shido ormai. E non poco. E non poco inquietante. Makoto ha ragione. Ho davvero un brutto presentimento. Soprattutto tu sei in pericolo, Leo. Fa attenzione. Ok. Chi mi scrive? Ok. Il negoziante. Lì l'armaiolo. Sojiro al massimo. C'è Iwai. Ce la vuoi? Quasi quasi. Sì, dai, saliamo di livello con la veggente, dai. Ok. Appena verifica. Ah, quando è venuto fuori l'uomo, il presidente Fukurai. Sì, se hai tempo potresti parlare con. Restare a parlare un po' con me, sì. Va bene. Ok. Ho pensato molto al nostro ultimo incontro, vedi, non sono stata del tutto onesta. Ma ho deciso, ti dirò ogni cosa su Fukurai-san, compreso il motivo per cui ho deciso di lasciare il villaggio. Ti ho già detto quanto il paese fosse piccolo, tradizionale e isolato tra le montagne, giusto? Quando ero giovane, predissi un forte terremoto, gli abitanti mi trattavano come una divinità, ma più disastri prevedevo, più me ne davano la colpa. Per loro ero maledetta, ero un mostro. Così decisi di isolarmi. Ma le persone venivano comunque a lanciare sassi contro le finestre. Tutto ciò è continuato fino al giorno in cui una folla inferocita ha dato fuoco alla mia casa. Ecco perché ho deciso di venire a Tokyo dopo il liceo. Volevo cambiare il mio destino. Non conoscevo nessuno, ma avevo bisogno di soldi. Così accettai un lavoro in un piccolo nightclub. Ero circondata da gente pericolosa. È stato lì che Fukurai-san mi ha trovata. Sai, anche lui è un sensitivo. Ha capito subito che ero una fuggitiva appena arrivata a Tokyo. Quando gli ho spiegato il motivo per cui avevo abbandonato il villaggio, mi ha invitato subito nell'APC. Fu allora che mi battezzò sacerdotessa del sollievo. Mi disse che con i miei poteri divini potevo salvare le persone in difficoltà. Potevo essere molto più del mostro che vedono alcune persone. Quando me lo disse scoppiai in lacrime. Dentro di me sapevo che le pietre sacre non avevano alcun potere, ma credevo di poter salvare le persone pur credendomi un mostro. Forse proprio perché lo sono. La verità è che ho sempre venduto le pietre sacre per il mio personale tornaconto. Sono una persona orribile, eh? Beh, no, non lo sei, dai. Insomma, dai, tiriamola su di morale. Cosa? I tarocchi dicevano che ora mi avresti dovuto odiarmi. Non pensavo che avresti ribaltato anche questo fatto, Bardo-san. Sai una cosa, ho capito i miei errori. Non continuerò a chiudere un occhio di fronte a un'ingiustizia. Denuncerò la truffa del presidente, farò aprire gli occhi a tutti gli altri membri. Grazie per avermi prestato ascolto oggi. Se vuoi parlare di qualcosa, sarò ben felice di restituirti il favore, Bardo-san. Ok. Grande determinazione, vabbè. Sta simpatica, lei. Lettura speciale del futuro fornisce un'anteprima di tutte le abilità di un confidente a tua scelta. Vabbè, ok. Facendoti leggere la mano puoi scoprire una futura abilità del confidente. Da quel momento sarà visualizzabile nel menu confidenti.
Ora che ci penso, per convincere le persone non basterà dire che le pietre sacre sono inutili. La PC tiene dei seminari per i fedeli, per far loro un vero e proprio lavaggio del cervello. È per questo che le persone credono di aver bisogno delle pietre sacre. In realtà hanno alcuna influenza, pur essendo la sacerdotessa del sollievo. Chi è davvero il presidente? Devo pensarci ancora un po' su. Ne parleremo di nuovo la prossima volta. Beh, grazie ancora per oggi. Vabbè. Bardo-san, potresti starmi a sentire? Ora che ci penso, non è che sapessi molto al riguardo del presidente, della PC in generale. Perciò stavo pensando di fare qualche ricerca sulla PC prima. Ne ho abbastanza di far finta di nulla. Stai attenta. Me la caverò, fidati di me. Sono un po' agitata, ma devo farlo per gli altri membri. Devo ritrovare informazioni convincenti, qualcosa con cui riportare agli altri la ragione. D'ora in avanti mi affiderò ai miei occhi, invece che a delle criptiche predizioni. Ti farò sapere se troverò qualcosa, quindi per favore fammi sapere se mi visiterai di nuovo. Adesso devo proprio andare, vai. Il gradimento un pochino è salito, però. Allora, mancano 2 giorni. Ciao. Ciao. So che è egoista da parte mia chiedertelo proprio ora, ma c'è una cosa di cui vorrei parlarti. Però sono un po' indaffarata con i vasi, per cui va bene se non puoi venire subito. Comunque sia, sarebbe carino se potessi venire ad ascoltarmi quando le acque saranno calmate. Ok. Aspettaci dopo. Devo vedere prima la mappa. Ok. Succhian al massimo. Ciao, allora sì. C'è solo lei praticamente, quindi sì. Va bene, Aru. Sentiamo un po'. Ok, mi trovi sul tetto. Ok. Eccola qua. Konnichiwa. Che ne pensi di questi fiori? Li ho portati qui perché vorrei cominciare a dedicarmi al giardinaggio seriamente. Oh, è così diligente. Una volta piantate le verdure potranno essere raccolte dopo qualche giorno. Il numero di giorni necessari perché la verdura cresca dipende dal tipo di ortaggio. Oh. Fammi sapere se vuoi che coltivi delle piante in particolare. Dunque, cosa faremo oggi? Sono venuto a trovarti. Ok. Sono molto preoccupata con queste piante. Sono goffa come sono, è un impegno notevole per me. Si poteva avvicinare, va bene. Nessuno. Ok, va bene, sì. Esci con lei. Allora mi aiuterai, beh, se insisti. Paolo, comunque hai del talento. Se venissi più spesso il terreno sarebbe molto più fertile. Dire il vero, mi sorprende che il mio hobby per il giardinaggio possa tornare utile da di fantasma. Per me era solo di un passatempo, è fantastico scoprire che può avere un'utilità pratica. Ho anche preso a coltivare delle piante tutte mie a casa. Chi di caffè? Ah, ti piace il caffè? Servono a social. A dire il vero, a me piace di più il tè. Per colazione e per il pomeriggio ne ho sempre a disposizione almeno una decina di varietà. In ogni modo, solo di recente ho scoperto il piacere del gusto dell'aroma del caffè. Prima pensavo che fosse semplicemente amaro, adesso riesco a coglierne la complessità. A dire il vero, prima non riuscivo neanche a berlo. Ah, perdona, mi stavo facendo prendere dai ricordi. Ti va se parliamo ancora qualche altra volta? Certo. Come ti dicevo, non riesco a fidarmi di nessuno dei dipendenti della Okumura Foods. Nei miei ricordi l'azienda è stata sempre guidata da mio padre. Entrare nelle sue grazie era molto importante, alcuni arrivavano a cercare di ingraziarsi me. Dopo la sua morte però la situazione è diventata turbolenta. Alcuni dipendenti hanno cercato di influenzarmi per danneggiare dei colleghi.
Dicono di rivolgersi a me per rispetto, ma so che vogliono solo manipolarmi. Circolano tante di quelle voci. Le peggiori riguardano il nuovo presidente, Takakura-san. La morte di mio padre l'avrebbe reso felice. Potrebbe esserci in fondo un fondo di verità. È nell'azienda da anni, ma solo ora si mostra gentile con me. Si è persino offerto di aiutarmi nella gestione patrimoniale. Temo però che nasconda secondi fini. A me pare sospetto. Che intendi dire? Beh, l'altro giorno è arrivato persino a consigliarmi di vendere le azioni. Dice che potrei fare una fortuna. Se lo facessi, però, lui potrebbe togliere Okumura dal nome dell'azienda. Sono certa che Takakura-san stia tramando per impadronirsi dell'azienda. O quantomeno un'ipotesi. È una questione complessa. Già. Nessuno finora mi ha mai dato consigli davvero utili. Sono tutti mossi dall'interesse personale. Grazie per oggi, però. Adesso che mi sono confidata con te, mi sento un po' meglio. Oh, e non preoccuparti. Manterrò alta la motivazione anche in questo periodo non facile. Ok. Era livello... 2, sì, livello basso. Yoshi. Ok. Resterò qui ancora un po' a controllare il drenaggio. Voglio essere sicura che queste piante crescano al meglio dei peridari fantasma. Beh, ci vediamo. Oh, scusa, volevo chiederti una cosa. Non è di vitale importanza, ma qual è la tua verdura preferita, Leopun? Credo sia meglio piantare cose che piacciono a tutti. Pomodoro solare. Oh, proprio quelle piantule. Posso farne crescere un bel po'. Pomodori appena colti sono così dolci da sembrare veri e propri frutti. Oh, e stanno bene nel curry. Grazie per la tua opinione, farò del mio meglio per crescerle. Se vuoi poter contare su di te in futuro, per ora buonanotte. Ascoltate la mia umile richiesta, votate per Masayoshi Shido. Le auto della campagna elettorale sono fastidiose. Chiedo il vostro supporto, miei elettori. È già il giorno delle elezioni. Votate per Masayoshi Shido. Mancano sempre 2 giorni. Mi scrive. Ok, la giornalista. Dice Kawakami salirebbe ancora di livello. Sì, passiamo del tempo con lei allora. Sì, aspetta. Ok. Sono Becky, scherzavo. Te l'ho già detto, ma ti stavo ingannando. Mi spiace. Smetti di spendere soldi per me, capito? Ok. Richiedila. Cosa sul serio? Va bene, arrivo. Devo continuare a insegnarti finché non impari. Parli sul serio? Ti ho detto che la storia della sorella malata era tutta una bugia. Sai che ti ho sfruttato per i soldi, tu continui a chiamarmi. Voglio saperne di più. Cosa cambierebbe? Sei un ragazzo davvero strano. Sono un insegnante mediocre e una maid patetica. Eppure ascolti sempre ciò che ho da dire. Sei tutto l'opposto di me, non riesco nemmeno a occuparmi dei bisogni dei miei studenti. In realtà i soldi mi servono per scusarmi. Nella scuola dove insegnavo prima della Shujin c'era uno studente di nome Takase. Takase-kun era considerato un ragazzo problematico, aveva pessimi voti e marinava spesso la scuola. Quindi mi venne chiesto di occuparmene, o meglio, di spingerlo a trasferirsi altrove. Ma quando ho imparato a conoscerlo ho capito che non era affatto problematico. In realtà aveva diversi lavori part-time con cui coprire le spese di tutti i giorni. Alcuni parenti l'avevano adottato alla morte dei genitori, doveva lavorare per vivere.
Non poteva andare a scuola tutti i giorni, ma voleva comunque studiare. Ecco perché decisi di aiutarlo. Quando iniziai a seguirlo, i suoi voti migliorarono, lentamente e in modo evidente. Ma mi dissero che era sbagliato aiutare solo alcuni studenti trascurando gli altri. Poi si diffuse una strana voce su di lui che lo etichettava come un giovane delinquente. Pesde mi convocò nel suo ufficio. Mi minacciò, dicendo che se avessi continuato ad aiutare Takase Kun sarei stata licenziata. È terribile. Già, ma potresti dire lo stesso di me. Per paura di perdere il lavoro e di vedere nascere voci sul mio conto, cancellai le lezioni private già programmate. Quando lo dissi a Takase Kun, stava dirigendo uno dei suoi tanti lavori. Era capodanno e pioveva ininterrottamente dalla mattina. Così morì in un incidente d'auto. Quando gli dissi che non l'avrei più aiutato con lo studio, mi sembrò depresso. Poi, per non farmi sentire in colpa, disse che non gli importava visto che doveva lavorare. Se solo avessi mantenuto la mia promessa. Non è stata colpa tua. Takase Kun era stravolto per via delle lezioni private, dei lavori part-time. I suoi tutori mi incolparono per l'incidente, dicendo che l'avevo fatto stancare troppo. Dissero che mi avrebbero denunciata, portando il caso davanti alla stampa e al Ministero dell'Istruzione. Non sarei stata incriminata, ma se si fosse venuto a sapere, per la scuola sarebbe stata la fine. Volevo continuare a insegnare a qualunque costo. Così iniziai a pagarli per scusarmi, chiedendogli di non farmi causa e di non diffondere la storia. Per via della mia decisione, che si è sentito messo alle corde, me lo ripeto ogni giorno. So che pagando non lo riporterò in vita, ma è l'unico modo che ho per espiare i miei peccati. I suoi tutori sembrano soddisfatti del nostro accordo, quindi... Beh, ma non si può andare avanti così, scusa. Vedi, chi ha a che fare con me non ottiene nulla di buono. Per non ferire nessuno mi tengo a distanza e non ficco il naso nella vita degli studenti. Vengo qui per uno strano scherzo del destino, ma anche noi dovremmo salutarci. Ormai è tardi. Bardo, non sei proprio il tipo che getta la spugna, vero? Ora che ti ho raccontato tutto, immagino di averti coinvolto, vero? Sì. Vedo cosa fare con gli altri insegnanti, per farti avere ore libere anche da loro. Sono impaziente di continuare la nostra relazione. Ok. Una storia che mi piacerebbe risolvere. Di la verità. Grazie a Kawakami ottieni tempo libero durante le altre lezioni. Yes. Ok. Però adesso andiamo più a scuola. Quindi. Bene, ora delle pulizie. Oggi ci metterò ancora più energia. Oddio, la stanza è troppo polverosa. Anche se spazio spolvero da cima a fondo ogni volta. Beh, lo faccio per te, padrone. Lavorerò sodo per guadagnarmi da vivere. Quanta polvere. Ho già una brutta tosse. Posso quindi buttare giù tutto invece di provare a pulire? Beh, l'aria raffinata di questa stanza ha il suo fascino. Preserviamola. Ok, devo andare. Tenderò con ansia la tua prossima richiesta. Okay. Oh, è il padrone. Grazie per aver usufruito i nostri servizi oggi. Che fatica, parlerò normalmente. Tra l'altro è tardi per le chiamate di lavoro. Comunque ho sempre voluto chiedertelo. Vivi in quel locale? Da quelle parti c'è sempre un buon profumino. Mangi sempre il curry di quel posto? Mangio solo curry. Wow, che fortuna, a me invece tocca mangiare i contorni scontati del supermercato. Oh, ma non ti invidio, no, assolutamente no. Scusa, ho ancora questa tosse, sono davvero impegnata di recente, ma sarò sempre pronta per il padrone, qualora mi richieda. Ok, non stare sveglio fino a tardi, buonanotte. Un giorno, quasi l'ora, niente allenamento, non lo so, c'è Futaba,
andiamo da Ryuji. Andiamo da Ryuji. Ryuji era... dove era Ryuji? Non mi... no, aspetta. Makoto, andiamo sul tetto. Ma è sul tetto. Non è che ho sbagliato forse il luogo. No, qua c'è Haru. Aspetta. No, ho sbagliato. Ho sbagliato. Ah, sì. Sottopasso si trova. No, sottopasso c'è Yusuke, è vero. Sala giochi, forse. Sì. Ok. Tutto un po' su cosa fare a proposito della squadra d'atletica. Ho capito che non sono il tipo di venirsene fuori con piani o soluzioni geniali, quindi già è l'unico modo che conosco. Puoi venire con me? Ok. Passa il tempo con lui, mi pare che sarà all'otto. Devo raccontare a Nakaoka e a Takeishi cosa ha in mente quello stronzo di un insegnante. La squadra atletica non può rimettersi in piedi senza di loro. Seguimi nel cortile. Ho chiamato Nakaoka e Takeishi per farli incontrare qui. Dirò loro cosa sta tramando Yamauchi. E se lì... dubito che ci crederanno. Dubito che ci crederanno. Che ti crederanno. Allora, forse non l'hai capito. Ho registrato tutto ciò che ha detto quel bastardo nel locale e non mi ricordo più. Sono un genio, lo so. A ogni modo, potrei avere bisogno di rinforzi. Puoi stare nei paraggi? Sì. Cosa vuoi, Sakamoto? Takeishi. Akaka, ma che diavolo? Volete picchiarmi in due? Rilassati, voglio soltanto darvi una cosa. Ascoltate, ecco la verità della nuova squadra d'atletica. Sarà la rinascita di un gruppo finito nell'abisso dell'ispirazione. Che bella storia. E il bello è che non soltanto Takeishi è ricco, ma sua madre presiede l'associazione dei genitori. Fino ad allora, però, mi aiuterà a dimostrare agli altri i benefici dell'obbedienza. Deve essere uno scherzo, Yamauchi mi aveva promesso di farmi capitano. È tutto vero? È la voce di Yamauchi, no? Poi le cose sono andate esattamente come ha detto. Yamauchi ha ragione, non ho vero talento, non sono come voi. Ce la mettevo tutta, ma voi eravate sempre davanti a me. Come può avere successo uno come me? Come posso essere fiero di me stesso? Fiero? Mio padre dice sempre a tutti quanto è fiero di me. Che come lui otterrò una borsa di studio sportiva. Che seguirò le sue orme, laureandomi anch'io alla Taisei. Così ho dato retta a Yamauchi. Come capitano mi avrebbe scritto una bella lettera di raccomandazione. Quindi hai creduto alle cose che diceva su Nakaoka per via di queste stronzate? Stai zitto, cosa ne sa un teppista come te? Non puoi sapere cosa provo, nessuno lo sa. Col cavolo che non lo so. Per quanto tempo abbiamo corso insieme, eh? Ne abbiamo passate tante io e te. Sakamoto, per chi vivi la tua vita? Per i tuoi genitori? Per gli insegnanti? Per la società? Forse dovresti smettere di vivere per loro e cercare di vivere solo per te stesso. Credi che si debbano tradire gli altri per poter essere fieri di sé? Beh, io... se lo credi davvero ti sbagli di grosso. No. Nakaoka, anche tu sapevi che c'era qualcosa che non andava con Yamauchi, non è vero? Quel bastardo non si è mai interessato all'atletica, no? Ma sei rimasto in silenzio, sapevi che ti stava facendo un torto, ma hai lasciato fare. Sì, avevo paura. Senza Yamauchi la squadra non sarebbe rinata, saremmo rimasti degli emarginati. Soga. Corre ti mancava così tanto? Sai, non è così spaventoso non far parte di qualcosa, in un certo senso sei liberi. In realtà mi fa più paura pensare di essere una brutta persona. Un tempo ero come voi, avevo paura e mentivo a me stesso. Poi ho incontrato lui. Non era mia intenzione offendermi, ma è probabile che adesso ce l'abbiate con me. Perciò se volete picchiarmi fate pure, sono pronto. In tal caso, se insisti... Volete farlo davvero? Hai detto tu che ti stava bene, no? Momento, fermi. Dovete proprio colpire così forte?
Sai che comincio a sentirmi davvero un po' meglio? Anch'io, credo di potermi finalmente lasciare tutta questa storia alle spalle. Ma Koaka, ti chiedo scusa. Ti chiedo scusa anch'io, vuoi far rinascere la squadra? Sì, cavolo. Hai visto, vero? Quello sì che è stato un atto violento. Tutto bene? Tutto è bene. No, mi sono sempre preso tanta cura di questo bel faccino e guarda cosa gli è successo. Ma... ogni modo, probabilmente adesso si sentono molto meglio e non litigheranno più. Grazie. Io non ho fatto nulla. Dillo a me, te ne sei stato lì immobile mentre me la davano in santa ragione. Parlando seriamente, però, sei stato di grande aiuto. Mi hai spronato a essere figo. Era come se stessi facendo uno scatto e tu stessi correndo accanto a me. Ma io sono rimasto fermo. Non in quel senso. È una metafora, come si chiamano quelle cose là. Certo che non stavi correndo. Ok. Esatto, livello 8. Ok, chance di resistere un attacco fatale, va bene. Beh, torniamo a casa. Mi sanguina la bocca, mi sa che andremo a mangiare qualcosa un'altra volta. Ok. Io, Leo, sono io. Grazie per l'aiuto oggi. Ah, cacca, mi fa ancora male la mascella. È un dolore positivo, sai? Come quello dopo gli allenamenti. Dovranno occuparsi del resto, ma credo che faranno la cosa giusta. Hanno parlato a cuore aperto. Sono un'ottima squadra. Hai fatto un ottimo lavoro. Vero, eh? È bastato rovinare il mio bel faccino. Se non dovesse funzionare, merda, mi sarei fatto picchiare senza motivo. E se quei tizi sono intenzionati a farlo, devono giocarmela meglio. Alzerò un po' il ritmo, vedi di prepararti, ok? Ci si becca. Ok, forse... cioè, ci siamo, passiamo ancora la serata, ma... ok, vai, domani sarà un gran giorno, infatti. Che pacco, solo le lezioni, sembra una sagra. I candidati si stanno spremendo, in fondo si vota domani. Niente ancora da Shido, eh? Quel bastardo si è fatto scivolare tutto addosso. Poi dobbiamo infiltrarci in un'altra trasmissione. Per ora aspettiamo. Sono d'accordo, meglio non esporci troppo per ora. Credo che dirà qualcosa dopo le elezioni. Cioè quando? Forse dopo la pubblicazione degli esiti, per cui domani notte. Speriamo che finisca per confessare i suoi crimini. Domani è il gran giorno. Abbiamo finito, dobbiamo solo rilassarci e aspettare. Vediamo chi mi scrive. Fumi. C'è sempre Kawakami. Why? Però la storia di Kawakami mi interessa, a dirla. Mi stava interessando. La chiamo ancora. Vediamo cosa riusciamo a fare. Ok. Sì, sì. Vai, vai, tanto i soldi li abbiamo. Okay. Ok, sembra felice che l'abbia richiesta. La mia immaginazione adesso è stanca, ma beh, direi di sì. Ok. Già, mata ne. Sembra che Shido-kun si stia riprendendo. Pare che sarà già in piedi per la conferenza di domani. Sembra ci sia del clamore. Pare sarà davvero una vittoria schiacciante. Finalmente è l'ora di un nuovo primo ministro, si farà la storia. Vediamo se i suoi sgherri non l'hanno rinchiuso da qualche parte. Oggi sono le elezioni, il giorno è arrivato. Sfortunatamente l'opinione pubblica non è cambiata minimamente. Con ogni probabilità Shido otterrà una vittoria schiacciante. Sembra che il desiderio del suo cuore sia destinato ad arrivare troppo tardi. Dovremo aspettare e vedere cosa succede. Abbiamo fatto tutto il possibile. Questo mi ricorda che il video in cui dichiariamo guerra non è mai apparso in TV. Veramente? Ci stavo pensando su.
Probabilmente i canali televisivi hanno subito delle pressioni per non mandarlo in onda. È probabile, non penso che Shido abbia potuto ottenere un simile risultato con la sua sola influenza. La causa reale potrebbe risiedere altrove. Non ho capito bene, ma adesso possiamo solo aspettare che il suo cuore si risvegli, no? Già. Aspettiamo anche di vedere il risultato delle lezioni. Hai visto i risultati del voto? I voti sono nettamente a favore di Shido, lo sapevo. Sicuramente Masayoshi Shido vincerà. Fino a quando si può votare? Shido punta direttamente alle prossime elezioni come leader del partito. Le urne erano gremite. Ecco gli ultimi exploit. C'era da aspettarselo. Sono davvero curioso di sentire i commenti. Ha la vittoria in pugno, lo sapevo. Shinjuku ha visto una grossa affluenza alle urne grazie all'influenza di Shido. Siamo in diretta dal palazzo della dieta. Secondo gli ex poll, l'affluenza alle urne è stata insolitamente alta. Shido ha saputo ottenere un supporto incredibile. Si vocifera già di una sua posizione garantita. I progetti del signor Shido paiono prossimi a diventare realtà. Ah, eccolo, non l'hanno rinchiuso. La mia elezione è il risultato del supporto di un cittadino. Il vostro sostegno mi scalda il cuore. Era ovvio che avrebbe vinto Shido. Non c'era nemmeno bisogno di organizzare delle elezioni. E per questo? È esattamente per questo che non posso perdonare me stesso. Non sono riusciti a rinchiuderlo. Il motivo per cui il presidente Okumura è scomparso è perché sono stato io a ucciderlo. Ho anche diffuso l'informazione che la di Fantasma fossero gli artefici della serie di incidenti. Colui che ha controllato il cuore degli altri e causato innumerevoli vittime sono io. L'ho fatto per la mia promozione, per il mio tornaconto personale. Sta succedendo? Ho anche usato la gente come un trampolino per trasformare questo paese nella mia nave. Sono un criminale che può essere processato per qualsiasi crimine, non basterebbe comunque. Confesserò ogni cosa, ma vi supplico, dovete emettere il vostro giudizio su di me. Se posso pagare con la mia vita per quello che ho fatto, vi chiedo di giudicarmi subito. Bloccate tutto, Stacca. Non può essere vero, Shido-san. Evviva! Gente, in alto i bicchieri. Concedetemi due paroline, allora. Eccolo che prende il comando. Su, no. Non dire così. Se devi lamentarti, va da Shido. Una spia da legislatore non vale praticamente nulla. Dicevo, visto che la fonte del male, Masayoshi Shido, è stata...
Ho potuto vendicare mia madre, tutto merito vostro. Grazie. Anch'io sono riuscita a saldare un debito per conto di mio padre. Ci siamo dati da fare così tanto per questo. Sorella, Shido è colpevole, vero? Sarà difficile perseguirlo immediatamente. Ma seguirò la cosa da vicino finché non verrà dimostrato il nesso causale tra i suoi crimini. Tengo che la ricerca di Wakaba-san salverà il Giappone. Potremmo testimoniare anche noi, sa? Grazie, ma va bene così. Non voglio attirare ulteriori sospetti su di voi. E ora che lasciate che noi adulti dimostriamo di essere in grado di risolvere le cose. Ehi, che ne sa delle istruzioni di questo ragazzo? Credo che possa tranquillamente fare ritorno a scuola. È vero che sarà riconosciuto il tuo coinvolgimento nella vicenda. Ma dubito che prenderanno provvedimenti improvvisi come l'arresto. O quantomeno non finché il tumulto del tuo suicidio e la confessione di Shido non si placherà. Alla fine però è inevitabile che noi due verremo usati come capi espiatori. Intende a proposito della sua finta morte? Quello non sarebbe mai successo se la polizia avesse fatto il suo lavoro come si deve. Infatti ora ho intenzione di fare tutto ciò che posso. Stavolta vi proteggerò tutti. Per farlo, il primo passo è trascinare Shido in tribunale. Ehi, quando lo facciamo questo brindisi? Giusto, fatemi finire. Oggi è davvero... salute. Aspetta. Kanpai. Devo andare, pare che Shido sia stato trasferito in ospedale. Ah, soda. Un'ultima cosa. È giusto festeggiare, ma fatelo responsabilmente, ok? Visto che lei è finalmente tornato, dovreste dedicarvi di nuovo con serietà alla vostra istruzione. Visto la conferenza, però c'è qualcosa che non va, non ci sono reazioni. Anche sul foro non c'è stato alcun tipo di movimento. Anche in TV si parla solo delle lezioni, niente per quanto riguarda il Lady Fantasma. Non è strano? Tu credi? Già, non ha alcun senso. Il supporto verso Lady Fantasma non è aumentato neppure dopo che hanno fatto il loro annuncio. Magari proverò a cambiare la domanda del sondaggio. Sembra strano chiedere alla gente se sostiene la di Fantasma, ora che sono cambiate tante cose. Vabbè, va bene, scoprirò cosa pensa davvero la popolazione, datemi solo un po' di tempo. Non capisco, cosa pensa di chiedere? Beh, per adesso... La questione della popolarità lasciamola a Mishima, infatti. Ok... I Lady Fantasma vincono. I Lady Fantasma si aggiudicano la vittoria. Il male è sconfitto. Titoli di coda. Ops, ho scordato di fare qualche foto. Io ne ho una con Ryushi che piange. Vabbè. Ma che cacchio, quando l'hai fatta? Più o meno a metà del tuo commovente discorso di ringraziamento rivolto a Leo.
Non c'è bisogno di dirlo davanti a tutti. Ma è comprensibile, è stato un momento molto emozionante. Assolutamente sì. Non possiamo ancora rilassarci del tutto, ma è bello sapere che ci siamo riusciti, vero? Sì. Per adesso possiamo goderci questo successo. Eh già. E vediamo la pianta come sta. Insomma. Qua, ok. Aspetta il processo di Shido.